finale della Cup, Blancos contro Politec Piscine, partita è finita con il risultato di 3-1 fuori del Politec e quindi diventa campione della Cup. Qui con me Ciccio Patti il capitano, l'uomo partita D'Amato, Giovanni, Alessandro Di Stefano e Gabriele Pedraria. Purtroppo la sconfitta, Giovanni, cosa vuoi dirci, questa sconfitta pesante, perché eravate favoriti almeno a livello di pronostico? La sconfitta è brutta, non è pesantissima, viene 3-1, arrivate al terzo gol all'ultimo, però dispiace perché sulla carta noi eravamo i favoriti, stavamo giocando bene, ogni partita facevamo tanti gol, giocavamo bene, peccato, oggi la palla non è entrata. Poi sotto di un gol abbiamo recuperato, però non so, non eravamo lucidi nei passaggi. Un'occasione su 2-1 dentro area, però purtroppo non siete riusciti a finalizzare. Sì, ero chiuso, ho cercato di metterle in mezzo ma non c'era nessuno che mi ha seguito. Purtroppo eravamo tipo scollegati, peccato, perché rigiocarla secondo me 10 volte noi siamo secondo me superiori. Nulla per il Politec, perché è una buona squadra, è arrivata in finale, però se noi giochiamo con la testa è che eravamo proprio scollegati. Comunque va bene così. Certo, perdere una finale, Ciccio, peccato, perché insomma una finale si vuole sempre vincere. È normale, noi in teoria insomma eravamo favoriti, forse per questo abbiamo perso, perché secondo me credevamo troppo alla vittoria, non va bene partire. Come ho detto la scorsa volta con l'Universal, le partite si vincono sempre alla fine. Però giustamente, siamo arrivati in finale, vuol dire che qualcosa variamo, no? Sicuramente. Io, guarda, a mia considerazione avete giocato un'ottima partita. Forse quello che è mancato è forse il fatto che dietro loro hanno giocato in contropiede. Poi magari hai cercato di fare la partita. Ovviamente loro si sono difesi molto, molto, molto bene. Li partivano in contropiede, però era normale che poi alla fine della gara noi dovevamo spingerci. Quindi è normale, o pareggi o prendi il terzo, e hanno fatto il terzo, però ragazzi i gol si fanno, si prendono insomma, ma non è un problema, siamo contenti lo stesso e il prossimo anno speriamo di raggiungere il minimo la Champions. Sicuramente, e Pedralia per te un ottimo torneo, peccato per il finale un pochettino così. Sì, peccato per il finale un pochettino così, però io guardo il bicchiere diciamo mezzo pieno, noi siamo riusciti ad arrivare in finale con un girone di Europa League veramente positivo, la finale è una partita a sé, dove quando prendi gol subito giustamente la partita cambia, perché noi eravamo favoriti sì, ma loro giocavano bene a calcio, la semifinale l'ha battuta anche Yanni Menex, quindi infatti poi giustamente poi devi recuperare una partita, quindi tu giochi in avanti, loro come hai detto tu giocano in contropiede, quindi tu stanchi di più, poi il portiere fa i miracoli e noi prendiamo il terzo gol, però va bene così, va bene così. Certo, comunque da fare i complimenti al Politec Piscine che è campione della Città Cup. Di Stefano, per te una battuta al volo, tu sei venuto nell'Europa League, siamo nella Città Cup, ti sei trovato bene penso, l'anno prossimo pensi di esserci, il prossimo torneo? Ma sì, se i ragazzi mi danno la possibilità di giocare con loro penso proprio di sì, anche perché mi sono trovato benissimo con loro, mi dispiace solo per oggi perché veramente la partita potevamo fare di più come squadra, intendo dire, cioè qualche meccanismo è mancato come diceva prima Gabriele, e in avanti abbiamo sbagliato dei gol che secondo me dovevamo fare, va, considerando il valore dei giocatori che avevamo messo in gioco, insomma dovevamo fare di più, va, dovevamo fare qualcosa di più, poi ovviamente le partite sono sempre come prendono, la squadra non è sempre una partita equilibrata, quindi il gol può entrare, come diceva Ciccio, può uscire, cioè nel senso la palla non è detto che vado andare. È andata così purtroppo. Va bene ragazzi, vi ringrazio purtroppo per il corso della stagione. Vi ringrazio Ciccio. Va bene, ci vediamo al prossimo torneo ragazzi, complimenti ancora.